stiamo parlando di un fenomeno emergenziale questo, e probabilmente di una casistica emersa, forse solo parzialmente. Lei è in grado di intuire quello che c'è sotto la punta dell'iceberg ed eventualmente cercare di capire come farla emergere? Ma quello che io penso è che appunto in realtà ci fosse un sommerso già da tempo. Noi comunque siamo abituati almeno da un 5-6 anni a questa parte a vedere un aumento graduale e sempre maggiore di anno in anno di situazioni di questo tipo, soprattutto in età adolescenziale. Giusto per dare un'idea, circa tutti gli anni abbiamo ricoverato una quindicina di ragazzi nei nostri servizi qua di ricovero, e sono dei dati che sono sicuramente in aumento rispetto a 10 anni fa. Adesso siamo al doppio in questo primo semestre e quindi sì, l'elemento effettivamente c'è, ma credo che il Covid stia slatentizzando degli elementi di sofferenza, di fragilità, che forse sono anche legati alla nostra era, alla nostra epoca, alla cultura che viviamo, alle situazioni anche aggregative. Non so, abbiamo a volte tante situazioni di cyberbullismo o di persecuzione di giovani attraverso i social che sono molto molto spiacevoli, molto allarmanti, quindi è come se il Covid ha fatto un po' da detonatore di una situazione di sofferenza che è multifattoriale, multicomponenziale. Nel disagio umano non c'è mai una sola causa, una sola conseguenza, un solo tipo di intervento. Ci sono spesso più cause, quindi multicomponenziale, multifattoriale, questo noi lo vediamo da anni e il Covid ha solo accelerato, ma perché sono venuti meno tutti quegli ammortizzatori sociali che contengono molto, come la scuola, lo sport o l'aggregazione tra giovani. Questo quindi in più abbiamo anche visto dall'altra parte molti elementi di fragilità familiare che forse prima tenevano di più, perdita del lavoro, lutti in famiglia legati al Covid, ricoveri magari prolungati, situazioni di isolamento legate alla malattia che hanno accresciuto l'ansia anche nei familiari e la loro precarietà esistenziale. Quindi quando un genitore è in situazione di sofferenza lo è a maggior ragione il figlio, quindi è tutta una situazione che va veramente ad aggravare un qualcosa che esisteva già in una qualche misura, ma adesso è veramente molto molto importante, va fatto proprio un intervento assolutamente di sostegno e di contenimento.